Befana, tempo di basket. Friuli Jesi, FMC Fiorentino, gustoso dolce per festeggiare al meglio le festività natalizie. Locali sulla scia dell'entusiasmo dopo i due successi contro Pistoia e Trento, ospiti indubbiamente motivati dopo lo schiaffone dato a Scafati. Due collettivi a caccia di conferme e di continuità e chissà anche di un posto al sole ai playoff. Due team che hanno voglia, ambizioni e soprattutto piena consapevolezza dei propri mezzi. Una sola missione comune a entrambi i collettivi: cominciare con il botto, con i fuochi d'artificio, il nuovo anno che si profila assai combattuto e insidioso. Un benvenuto a tutti a Paladricoli di Via Tabano. Si sfidano Friuli Jesi e FMC Fiorentino. Il primo canestro è quello della Friuli BPA Jesi con Maggiori. Friuli in campo con Sanders, Uwe, Maggiori, Valentini e Griffin. Risponde la FMC Fiorentino con James, Experigin, Hamilton, Guarino e Pongetti. E c'è il canestro di Fiorentino con Hamilton. Da poco in casa laziale, dopo la breve parentesi in appesa con la Scavolini. Maggiori, Griffin, palleggio Griffin per Sanders, sotto per Griffin, palla agli ospiti, butta via il pallone Jesi. Inizio Friuli 2, Fiorentino 2. Oggi qui al Paladricoli presenti una cinquantina di tifosi provenienti dal Lazio, un pullman messo a disposizione dalla società laziale, mentre stanno incitando i propri beniamini i tifosi di Jesi, quest'oggi presenti e che hanno salutato con uno striscione la scomparsa di giovedì 3 gennaio di Diego Piazzantelli, tifoso sia della Jesina Calcio ma anche della Friuli, che questa mattina sono stati presenti allo stadio sia l'amministratore unico Rardinelli ma anche Capitan Maggiori, un simbolo di vicinanza al tifoso. Mentre i laziali hanno iniziato bene 5-2 con 3 punti di James e 2 di Hamilton, il pacchetto americano di Fiorentino che quest'oggi viene a Jesi con ambizioni e a caccia del primo successo stagionale. Il palleggio di Guarino, playmaker vecchia conoscenza del basket nazionale, lui ha conquistato più di una promozione in Lega 2. James, palleggio sotto le gambe, va dentro James, fallo di Griffin. Quindi primo fallo di squadra per Jesi. Dicevo, Guarino che è prodotto del settore giovanile della Fortitudo Bologna, 3 promozioni consecutive in Lega 2 con Barcellona, Trapani e appunto Fiorentino. Rimessa, pallone a Experigin, uno dei talenti scoperti di questo campionato, presente in quasi tutte le classifiche, Lawrence Experigin. E c'è il canestro intanto di Hamilton, 4 punti in avvio per Hamilton dal 14 dicembre in casa laziale, classe 1989 di Chicago, 13 punti in 3 giocate. Griffin, e sbaglia Griffin e palla nuovamente agli ospiti, che hanno iniziato molto bene 7-2 con 4 punti di Hamilton e 3 di James. Friuli che quest'oggi va a caccia del terzo successo consecutivo dopo che con Zanelli le cose si sono messe nel modo giusto. 2 successi per Zanelli in 2 match e chissà, si dice non c'è 2 senza 3. James, blocco di Esperegin, James, palleggio ripetuto di James, pallone per Guarino e sbaglia, butta via il pallone Guarino, c'è Valentini che strappa il pallone e contropiede di Sanders. Sanders sotto per Maggiori, facile a canestro Maggiori, che appoggia il tabellone e quarto punto di Maggiori. Friuli 4, FMC 7, quando mancano 7 minuti alla fine di questo primo quarto. Sbaglia Pongetti e c'è l'imbalzo di Jesi e Uwe contropiede veloce, Sanders canestro, stoppata che viene praticamente convalidata, ma c'è il fallo in attacco e viene compensato qui il fallo. Stoppata di Experigin considerata valida, mentre il pallone probabilmente stava scendendo dentro l'anello e quindi canestro sarebbe stato buono. Non è così per i fischietti di oggi, che sono Borgo di Due Ville,
Scrima di Catanzaro e Ciaglia di Caserta, mentre continuano a cantare il pubblico ospite. C'è il fallo intanto su Sanders, e secondo fallo degli ospiti, primo fallo di Expergin, che come dicevo è presente in quasi tutte le classifiche. Ala 1988, 15 punti di media con 67% da 2, due schiacciate e anche una stoppata e 52% dalla lunetta. Il primo giocatore in assoluto dalle soluzioni, con le soluzioni totali 66%. E mentre c'è il sesto punto di Maggiori in 4 minuti, 6 Fileni, 7 FMC. Palla adesso a Pongetti per James. James palleggia sotto per Expergin, schiacciata di Expergin. E gli ospiti con coach Gramenzi che insiste molto nella coppia lunghi, diciamo tre lunghi, cioè Pongetti, James e Expergin. James che può fungere anche da ala piccola, e quindi squadra abbastanza allungata con tre lunghi. Pongetti inizialmente in questo avvio di campionato iniziava dalla panchina, e quest'oggi invece viene messo in campo, così come contro Scafati. Sbaglia Hamilton, e quindi palla Jesi con Sanders. Sanders dietro la schiena, Sanders va dentro, terzo tempo di Sanders, fallo non fischiato, rimbalzo di Griffin, e c'è il canestro facile di Griffin che prende rimbalzo e appoggia, facile al canestro. Fileni a meno uno quando mancano 5 minuti e 30 secondi. Guardino, esce dai blocchi James, attenzione al mancino intrigante ed efficace di James, che va a canestro. James, quinto punto di James dopo la bomba iniziale, e quindi ospiti a più tre lunghezze. Sanders, Griffin per Uwe, blocco di Maggioli, Uwe va dentro, Uwe sotto per Maggioli, ma sbaglia il passaggio Uwe, e quindi attacco Ferentino, attenzione, 3 contro 2, James da 2, canestro di James, buttandosi quasi all'indietro. Punto difficilissimo questo di James, 7 punti subito per James, sugli scudi per gli ospiti, più 5 a 4 minuti e mezzo dalla fine. Jesse che deve fare affidamento sulle doti dei due lunghi, e attanto Griffin, schiacciata che sicuramente andrà sulle classifiche highlights della Lega 2. Non è una novità lo schiacciare di Griffin, mentre c'è la bomba sbagliata di Guarino, che viaggia con medie molto positive dalla lunga distanza, quasi il 50% per il playmaker nativo di Bentivoglio, capitano, 13 punti di media. Guarino, Sanders, sbaglia un altro pallone, Jesi che sta buttando via qualsiasi pallone, attenzione, fallo di Valentini su Expergin, e Jesi sta buttando via molti palloni, anche Sciocchi, quindi coach Scioppi decide per un doppio cambio dentro Zanelli e Santiangeli. Escono Uwe e Sanders, un pochino appannato Sanders questo avvio. Fileni a meno 3 e a 4 minuti dalla fine di questo primo periodo, e vai in lunetta Expergin, che mette il primo con l'aiuto del ferro. Expergin che ha una valutazione di 23, e anche il secondo stesso destino, cambio Ferentino, esce Expergin e entra l'ex Jesi Basei. Basei 5 minuti di utilizzo con il 50% da 2, l'anno scorso in Puglia con Ostuni 28 match disputati e 3 di playoff. C'è il fallo intanto della difesa degli ospiti, terzo fallo di squadra, il primo fallo di Basei. Rimessa a Maggiori per Griffin, Santiangeli, appena entrato Santiangeli che deve dare il solito contributo prezioso sia in difesa sia in attacco. Maggiori frontalmente, e la mette Maggiori frontalmente, la sua posizione anche da 3 punti, e subito o quasi in doppia cifra Maggiori, il solito avvio splendido di Maggiori, mentre c'è
sbaglia l'attacco di Fiorentino e nuovamente palla affidata a Iesi con Santiangeli, mentre si alza la voce del pubblico. Maggiori, attenzione, di nuovo sbaglia questa volta Maggiori, lasciato troppo solo, e qui butta via la palla agli ospiti, quindi tantissime palle gettate al vento in questo avvio, sia nella sponda Iesi che nella sponda Fiorentino, mentre applaudono i tifosi di Iesi. Santiangeli, Griffin, Zanelli sotto per Maggiori, in post basso contro Pongetti, contro Masè, scusate, canestro facile di Maggiori, 11 punti subito in doppia cifra. Maggiori, avvio dall'impatto estremamente positivo, Basei pasticcia, deflazione di passi non fischiata e c'è il canestro di Basei, quindi ospiti a più uno a 2 minuti e mezzo dalla fine. Ospiti primo anno in Lega 2 dopo il successo della scorsa stagione in DNA, che è stato il coronamento di un sogno, un obiettivo strepitoso raggiunto con pazienza e tranquillità nel corso degli anni. Non dimentichiamo che il team laziale approdò in B2 soltanto nel 2005 e successivamente il salto di qualità in B1, e quindi l'incremento costante delle performance fino agli ultimi aggiustamenti di basket mercato del gennaio 2012, che hanno condotto il collettivo di coach Gramenzi ad attestarsi tra la seconda e la terza posizione. Poi i playoff con l'eliminazione di un team ostico come Romagna, dominatrice indiscussa del campionato, infine il successo su Trieste che ha fatto sì che la prima promozione in assoluto in Lega 2 si realizzasse nel migliore dei modi, il tutto grazie anche a un presidente del calibro di Vittorio Ficchi. Iesi intanto, fallo in attacco di Zanelli, primo fallo, e quindi siamo all'ottavo minuto, ospiti a più due, e coach Gramenzi toglie Grudini e entra Caradiso, il capitano passaportato nativo di Buenos Aires. Caradiso, 5 minuti di media, 5 punti in 12 minuti con il 38% da 2. Nell'ultima stagione da capitano ha conquistato la promozione in Lega 2 con Fiorentino con 14 punti di media. Per lui anche campionati mondiali con l'Argentina Under 21 nel 2001. Mentre attacca Fiorentino con Caradiso sotto per Basei, movimento consueto di Basei che sbaglia e palla a Iesi. Basei che anche a Iesi tentava spesso queste conclusioni in avvicinamento. Rimessa a Iesi con Zanelli per Sanders. Sanders che passa adesso la linea mediana. Santiangeli, ancora Maggiori, sempre cercato dai compagni, ribaltamento per Sanders che va dentro alzando la parabola, quasi fallo di Basei su Sanders che va in lunetta così, e gli ospiti esaudiscono anche il bonus dei falli in lunetta. Sanders che può così sbloccare il suo tabellino mentre esce Maggiori. Coach Cioppi dà qualche minuto di riposo a Maggiori e entra Gaspardo. E coach Gramenzi manda, esce Basei, e coach Gramenzi manda in campo Expedicin, che è uno dei migliori rimbalzisti del campionato, ex Biella nel 2011, poi anche esperienze in Spagna e una breve parentesi a Cantù. Sanders sbaglia il secondo, Sanders, quindi filiera a meno uno a 1 minuto e mezzo dalla fine di questo primo quarto all'insegna dell'equilibrio. Attenzione, Caradiso da 3 punti, la mano ce l'ha ma sbaglia, rimbalzone di Sanders che strappa il pallone a Expedicin, e dunque Santiangeli, Sanders contro James, blocco di Gasparato, Sanders da 2 punti nella media distanza, la mette Sanders dalla media distanza, lui che viaggia
ha una media di 11 punti con il 52% da 2, mette anche questa. 3 punti consecutivi di Sanders, mentre restituisce Pampe a focaccia James. 9 punto di James, che ha iniziato col botto. Sanders esce dai blocchi Santiangeli, stava buttando via un altro pallone Sanders, ma la palla rimane a Iesi, mentre coach Cioppi manda in campo Griffin e esce Valentini, e dunque una maggior consistenza sotto le plans. Così ha optato coach Cioppi. Griffin, Gaspardo, Sanders, Santiangeli, Zanelli per Iesi. Griffin da 2 punti e la mette, una difesa molle di James contro l'atletismo e la fisicità di Griffin, ma anche James la fisicità ce l'ha, come testimonia la sua duttilità, lui che può fungere sia da ala grande ma anche da ala piccola. Attenzione James, buon palleggio, buon assist, concretizzato il tutto da Expedicin, bel movimento di James. Sande da 3 punti, sbaglia, sfortunato qui, sfortunatissimo Sanders, e dunque ospiti che conducono avanti di una lunghezza 21-20. Start in 5 in questo secondo quarto: Carriso, Guarino, James, Expedicin e Parrillo. Risponde Iesi con Zanelli, Sanders, Santiangeli, Maggiori e Griffin. FMC che ha iniziato abbastanza bene, primi 10 minuti all'insegna dell'equilibrio, e oggi gli ospiti vanno a caccia del primo successo in trasferta in questa stagione. Ci è andata vicino tante volte ma non ci è mai riuscita, tanto che il presidente Ficchi ha detto quest'oggi: mi aspetto tante belle cose oggi a Iesi dal mio collettivo, siamo fiduciosi dopo il match con Scafati, e in trasferta non abbiamo mai vinto, non abbiamo mai raccolto quanto seminato, e quindi siamo a caccia dei primi punti lontano dalle mura amiche, mentre c'è il canestro di Zanelli da 3 punti. Ha concluso Ficchi, concentrazione e continuità devono costituire il mix in questi 40 minuti di fuoco in una piazza blasonata come Iesi, una buona squadra quella iesina. Sanders, Santiangeli ha spazio da 3 punti dall'angolo, sbaglia Santiangeli una ghiotta chance dall'angolo, e attenzione qui Guarino da 3 punti, e lui ha la mano calda e la mette, 50% quasi da 3 punti per il capitano, che ha una valutazione di 14 con 3 assist, 3 rimbalzi, 2 palle strappate, 58% da 2 e 97% dalla lunetta, classe 1979. Sbaglia Iesi in attacco, Guarino assist per Expedicin, attenzione la bomba è sbagliata, il rimbalzo di Zanelli. Zanelli che chiama lo schema, lui che può eventualmente fungere anche da playmaker e anche da ala piccola, lui che è una guardia ala. Maggiori da 3 punti, ci riprova e la mette Maggiori, seconda bomba di Maggiori in questo match, strepitoso. 14 punti di Maggiori dei 26 di Iesi, che come al solito Iesi si affida all'esperienza e alla leadership indiscussa del suo talento Michele Maggiori. Attenzione adesso qui a post basso di Expedicin, sotto canestro e fallo, anzi no, fallo ingenuo qui di Sanders su Carriso, il primo fallo di Sanders. In lunetta dunque Carriso con 2 tentativi, mentre c'è il cambio Fileni, esce Santiangeli e entra Uber sul 26-26 a 7 minuti e 50 secondi dalla fine di questi primi 20 minuti, giocati abbastanza bene da due formazioni, con qualche pallone di troppo gettato al vento. Mette il primo Carriso, 26 Fileni, 27 Fedentino. Attenzione la concentrazione di Carriso, il secondo la mette, anche il secondo 2 su 2. Sanders, difesa aggressiva qui di Guarino su Sanders, e strappa anche il pallone Guarino, e contropiede
4 contro 3, attenzione, infrazione di passi qui, l'ho fischiati, attenzione James col mancino contro Griffin, James semigancio sbagliato, rimbalzo di Maggiori e alla fine palla a Iesi. Qui è stato estremamente brillante la difesa di Guarino su Sanders, che sta buttando via tanti palloni, va detto questo. Sanders, palleggio ripetuto di Sanders, Griffin, e Griffin butta via un altro pallone, come dicevo, e contropiede nuovamente, 5 contro 4. Maggiori adesso torna in difesa, James sotto per Expergin, ancora James, un'intesa mozzafiato tra i due, canestro di James, un'intesa mozzafiato, James Expergin, più 4 Ferentino, 26 Fileni, 30 Ferentino, Fileni poco concentrata e poco efficace in fase offensiva. Fileni 26, FMC 30, più 4 lunghezze, gli ospiti a 7 minuti dalla fine, prima della pausa lunga, siamo al 13° minuto. Fileni in campo con Maggiori, Zanelli, Griffin, Sanders e Uwe. Uwe che ha sbagliato finalmente una conclusione dalla lunetta domenica scorsa, dopo ben 103 su 103 dalla lunetta. Un traguardo da consegnare agli annali, agli almanacchi, quasi come Pietro Mennea, Ryan Uwe, che al primo canestro quest'oggi diventerebbe praticamente uno dei più prolifici giocatori della storia di questa società, con 1500 punti. Sbaglia intanto l'attacco di Ferentino, rimbalzo di Sanders e fallo, primo fallo di squadra per Ferentino. Dicevo, se appena segna Ryan Uwe diventerebbe un giocatore incredibilmente positivo per la Fileni, così come hanno fatto Maggiori, Rossini, Rocca e Gigena, e continuando di questo passo Uwe potrebbe, chissà, entro fine stagione scalare la quarta posizione di Cicena e la terza posizione di Mason Rocca, piazzandosi, pensate, nella top 3 di questa società, dietro ovviamente Maggiori e appunto il capitano Lupo Rossini. Sbaglia Iesi in attacco, Iesi a meno 2, Guarino, fallo di Maggiori, anzi doppio palleggio ingenuo di Guarino, e tantissime palle gettate al vento, tantissimi errori banali, evitabili, e quindi palla Yes con Sanders, Uwe sotto per Sanders e canestro di Sanders col fisico, il suo fisico glielo permette, un playmaker che ha tanta cattiveria agonistica anche sotto i tabelloni, come dimostrano anche le statistiche, e c'è il fallo in attacco. E come dicevo, un altro potenziale possesso gettato al vento. Palla Iesi, il secondo fallo di squadra per gli ospiti. 30 Fileni, 30 FMC Ferentino, a 5 minuti e mezzo dalla fine. Sanders, Griffin contro James. Sanders. Iesi qui senza idee, attenzione Sanders che non ha fatto una mano positivissima e infatti sbaglia, e c'è un'altra volta contropiede, 2 contro 1, attenzione Hamilton, attenzione qui a Carriso sotto per Expergin, canestro con l'assist di Carriso, Expergin 8° punto e 13 punti di James, totale fa 21 del binomio americano Expedition James, e palla buttata via anche questa volta, tanto per cambiare, e c'è il cambio Fileni, esce un Sanders spento, molto poco in evidenza il playmaker di Iesi, e entra Santiangeli. 30 Fileni, 32 FMC, Guarino per Expedition, anzi James, scusate, si assomigliano molto. James contro Griffin, chiama il blocco James,
James insiste col palleggio, soluzione individuale di James a tabellone, canestro molto fortunato qui, e qui ha fatto tutto James, azione individuale senza troppi schemi di squadra. Valentini e Iesi senza idee Iesi, e un'altra volta 3 contro 2, ma c'è la stoppata di Santiangeli e il canestro comodo del solito ex Pedicini, che così va in doppia cifra, così come James, 15 punti James, 10 di ex Pedicini, 25 dei 36 degli ospiti, ma qui Iesi sta sbagliando tutto in fase offensiva e tantissimi sono i contropiedi. Filiani 30, FMC 36, al 16° minuto, Iesi che sta in questo secondo quarto sbagliando tanto, sciupando tanto in fase offensiva, concedendo troppo alla squadra ospite, che risponde con determinazione ed entusiasmo dopo lo successo con Scafati, grazie al pacchetto James e Spedegin, non un binomio americano, in quanto Spedegin ha un passaporto inglese, e quindi mi correggo. Hamilton è l'americano insieme a James, ex Pedicini americano con passaporto inglese. Il succo non cambia, un binomio vincente quello di Ferentino, nonostante la società abbia dichiarato in settimana di mettere un qualcosa in più all'organico, non si sa mai, tanto che il general manager Betti è andato negli States a supervisionare qualche pedina potenzialmente interessante. Intanto Caradiso da 3 punti e la mette l'argentino, capitano della passata stagione, un gigante dentro e fuori dal campo Caradiso, tanta grinta, tanta propensione anche in fase difensiva per lui. Tesera Uber sotto per Maggiori e Iesi qui continua a trovare pochissimi sbocchi, ma quello che manca a mio avviso è la cattiveria agonistica e la mancanza di idee, di processi logici e di una brillante forma mentis in fase offensiva. Filiani a meno 9, massimo vantaggio ospite, Uber va dentro, Uber e sbaglia, Uber rimbalzo di Maggiori che la mette questa volta, Maggiori 18 punti di Maggiori dei 32 della Filiani, ma qui azione individuale strepitosa di James, 17 punti James, 18 Maggiori, uno spettacolo individuale, ma qui Iesi continua a difendere con poca determinazione. Attenzione Valentini da 2 punti, una mattonata quella di Valentini, rimbalzone di Sanders per Valentini e calma chiede Cioppi. Maggiori, canestro, Maggiori che sfrutta i maggiori centimetri rispetto a James, ma Iesi continua a difendere in modo pessimo in difesa e in quella zona del campo. Infrazione di passi fortunatamente per Iesi, ma qui coach Cioppi deve inventarsi assolutamente e quanto prima qualcosa. Entra Griffin e esce un Valentini non in condizioni ottimali per quello che si è visto. Sanders sotto per Griffin e Sanders butta via un altro pallone. È stato bravo qui ex Pedicini a deviare il pallone a Griffin, ma qui Sanders ha buttato via un'infinità di palloni, mentre quelle che sentite sono le voci della cinquantina di tifosi al seguito. Attacca la FMC, Iesi che deve difendere con una faccia diversa da quella che si è vista fino a questo momento, e attenzione ai soliti noti James e Spedicin, e fallo in attacco grosso quanto una casa, meno 7 Filiani a 1 minuto e 52 secondi dalla fine. È primo fallo di James e quarto fallo di squadra per Ferentino, che così esaurisce il bonus dei falli. Sanders contro la difesa di Ferentino, Sanders, Griffin, Uwe, da 2 punti Uwe, e la mette, e così, come dicevo, mette a segno il punto numero 1501 di
diventando il quinto giocatore della storia di questa società. 1501 punti alle spalle di Maggiori, Rossini, Meso Rocca e Gigena. E fallo di Griffin, se non sbaglio, di Ura, scusate, secondo fallo di Iesi. E qui coach Gramenzi manda in campo Guarino e dà fiato, dà qualche minuto di riposo a Carriso. Coach Gramenzi, che è un coach molto esperto, che tutti conoscono, e che ha detto a inizio stagione, ha detto coach Gramenzi, il nostro scudetto è la salvezza, o meglio sarebbe i playoff possibili a mio avviso per gli ospiti. Ha continuato Gramenzi, Lega 2 sempre più competitiva e difficile, punto molto sugli americani ma anche sugli italiani e sull'esplosione di Tommassini, così come sulla consacrazione di Guarini. Tommassini che è in campo con James, Hamilton, Expergin e Guarino. Secondo fallo di James e va in lunetta Ura. Time out chiesto da coach Gramenzi, e dunque Fileni 36, Ferentino 41. Fileni sulla scia dell'entusiasmo dopo il canestro 1501 di Ura. Squadre di nuovo in campo sul più 5. Ferentino a 52 secondi prima dell'intervallo. Iesi che dopo il blackout, Ferentino che stava a più 9 lunghezze, adesso pian piano con energia e determinazione sta tentando di riavvicinarsi con Ura, che adesso va in lunetta. I fischi del pubblico ospite, la mette Ura. ...104 su 107 per Ura in 2 anni praticamente, e sbaglia il secondo. Stranamente Ura sbaglia il secondo. Fileni a meno 4... Guarino per Carriso, attenzione a Carriso contro Valentini. Carriso butta del pallone, Ura, la finale che va all'attacco, fallo di Tommassini su Ura, che ha strappato il pallone. Primo fallo di Tommassini, e qui Ura sta dando un segnale importante ai compagni. Ura, emblema di leadership e di palla a spicchi, mette il primo Ura. Ura che ha detto a inizio stagione, mi reputo un competitore nato, voglio vincere sempre in qualunque occasione e combattere con le unghie e con i denti contro tutto per contribuire alla realizzazione del successo e dei 2 punti ogni domenica per la mia squadra. Hamilton, gioco veloce di Hamilton, e la mette appoggiando al tabellone in terzo tempo. Hamilton, sesto punto. Hamilton che con la Scavolini non ha convinto, 13 punti di media in questa Lega 2 per lui, mentre Sanders sbaglia, rimbalzo di Maggiori, ventello di Maggiori, sempre lui, sempre Maggiori. Squadra di nuovo in campo, coach Gramenzi, chissà, penso si sia inventato qualcosa, ma in un secondo, poco più, è quasi impossibile il canestro. Attenzione comunque, palla lunga, la prende Valentini da 3 punti da centrocampo. Valentini sbaglia Valentini, e quindi Fileni 41, Ferentino 43. Fileni che ci ha messo una pezza con la giusta intensità, tornando da meno 9 a meno 2, e quindi adesso c'è l'intervallo sugli scudi. Maggiori con 22 punti, James 17 e Expedicin 10 punti. Conclusa la pausa lunga, adesso si torna in campo. Sanders, Uwe, Maggiori, Griffin e Valentini per Iesi. Risponde Ferentino con Guarino, James, Expedicin, Hamilton e Pongetti. Palla Iesi, Sanders sotto per Maggiori. Maggiori, Sanders, Valentini, scusate, Griffin sotto. Schiacciata volante di Griffin, che vola e inchioda il suo 8° punto personale.
E Filiani, la Filiani è lì, equilibrio assoluto, 43 Iesi, 43 Fedentino. Dopo che sono passati 30 secondi, Hamilton alza la parabola, sbaglia, c'è rimbalzo ancora di Hamilton, stoppato di Maggiori e palla a Valentini che avvia così l'azione. Sanders, Sanders temporeggia, Sanders, Sanders che ha un passo non velocissimo. Griffin pasticcia con se stesso e sbaglia di nuovo, rimbalzo di Esperegin, Esperegin che è il rimbalzista uno dei più efficaci del campionato, il terzo rimbalzista offensivo con quasi 4 rimbalzi e il secondo rimbalzista totale con quasi 11, terzo a livello difensivo con 7 rimbalzi. Sanders, blocco di Maggioli, Sanders in terzo tempo per Griffin, Griffin in avvicinamento, sta per buttare via il pallone, poi lo restituisce a Maggioli, Uwe, 12 secondi per l'attacco Filiani, Uwe, chiama lo schema, blocco di Maggioli, Uwe, dentro per Maggioli, un assist formidabile di Uwe per Maggioli, terzo tempo schiacciato di Maggioli, solo Soletto, Maggioli che fa il bello e il cattivo tempo, 24 punti, la Filiani finalmente è in vantaggio, ha più due lunghezze. E c'è Valentini che stava per strappare il pallone a Hamilton, Hamilton non molto positivo fino a questo momento, James, raddoppio su James, ma è solo Esperegin, è stoppato di Griffin su Esperegin e poi scadono i secondi, bella difesa di Iesi qui, dopo che James era stato raddoppiato e lasciato solo quindi Esperegin, che poi è stato stoppato da una manata efficace e legittima di Griffin. E la Filiani quindi ha la possibilità di allungare di ancora più distanze il più due attuale. Siamo al 22esimo minuto di gioco, Filiani 45-4-5, Fedentino 43-4-3. Sanders, si alza la voce del pubblico di casa intanto, mentre la palla è a Uwe, Uwe frontalmente da tre punti sfruttando il blocco di Maggiori, sbaglia, rimbalzo di Esperegin, Hamilton, Hamilton scivola qui Valentini e Hamilton spacca in due la difesa dopo lo scivolone di Valentini, ottavo punto di Hamilton e la FMC è di nuovo lì. Uwe a spazio, Uwe per Maggiori, per Griffin, Griffin ha le mani sudate e contropiede quindi facile facile di James che va a schiacciare il suo 19esimo punto, un incredibile James oggi. James e Esperegin che sono diciamo fino a questo momento la bestia nera diciamo quasi di per la Filiani con ben 29 punti in due, mentre Maggiori da tre punti sbaglia, conclusione corta di Maggiori, rimbalzo di Esperegin mentre attacca di nuovo Fedentino che è tornata in un amen a più due lunghezze. Guardino e butta via il pallone, buona difesa di Iesi, Sanders, pallone lungo per Valentini, appoggia il tabellone Valentini e la Filiani è ancora lì, perfetto equilibrio, buona difesa di Iesi, difesa che ha incrementato il suo trend passando dal meno 9 del secondo quarto al meno 2 attuale, perché c'è il canestro degli ospiti che tornano così a più 2. Griffin, un'altra schiacciata delle sue, Griffin che inchioda, un altro schiaccione mozzafiato con una elevazione spaventosa, un atletismo e un dinamismo di assoluto livello, lui che chissà un giorno potrebbe cavalcare palcoscenici importantissimi come quello NBA. E Sanders con un ottimo palleggio e un'ottima conclusione mette a segno il suo settimo punto personale e la Filiani è nuovamente a più due, le due squadre si contendono l'obiettivo, la mission dei due punti, restituendosi a vicenda pan per focaccia. Filiani a più due a 6 minuti dalla fine di questo terzo periodo, Filiani 51 FMC 49 a 6 minuti dalla fine di questo terzo quarto che vede la Filiani condurre avanti di due lunghezze. Filiani che sta attaccando con
complessivamente con più del 50%, con il 60% della FMC che ha ottime percentuali globali in questa Lega 2. Attacca la FMC con Guadino, palleggio ripetuto, 5 secondi per l'attacco. Jesse che continua a difendere molto intensamente, alza la parabola qui il numero 12 Guadini e mette a segno i primi 2 punti personali. Vecchia conoscenza del palcoscenico di Lega 2, Guadini, sesto uomo di lusso, con 12 punti in 26 minuti per Guadini, nativo di Pesaro, e nel 2011 ha vinto, bisogna dirlo, anche il premio Fair Play della Lega 2. Mentre c'è nuovamente la Fileni che torna avanti 2 lunghezze e recupera anche il pallone, e quindi 8ª palla gettata al vento dalla FMC, anzi 9ª, chiedo scusa. Esce Hamilton, entra Parrillo per i Gramenzi Boys. Palla Jessico Valentini, Sanders, palleggio lento di Sanders che passa adesso la linea mediana. Fileni che, e FMC che hanno buttato via quasi 20 palle, diciamo 20 palle perse, anche 21. Griffi sbaglia, recupera il rimbalzo, è stoppato da Sperogin in modo legittimo. 4 contro 3, attenzione, Parrillo dall'angolo, Parrillo sbaglia, rimbalzo lungo di Guadini con il tocco probabilmente di James. Attenzione a questo possesso, a 4 minuti e 30 secondi alla fine, attenzione, Expedition in post basso contro Griffin, James, scusate, col fisico, James, ribaltamento per Guadini contro Uber, sbaglia Guadino, scusate, non Guadini, rimbalzo di Sanders che va in attacco, Sanders per Valentini, Valentini a spazio sotto per Sanders, Maggiori, bel gioco a 2, sbagliato, bel gioco di Jesi che non viene concretizzato. Fileni quindi che resta avanti di 2 lunghezze, 53-51, a 3 minuti e 50 secondi dalla fine, e attenzione al solito binomio Expedition James in questo attacco di fondamentale importanza per gli uomini di Gramenzi. Attenzione a spazio Expedition, e la mette Expedition, e scoppia la curva degli ospiti, la bomba di Expedition con una diciamo così esecuzione buona ma non troppo estetica. Sanders che butta via un altro pallone incredibile, 3 contro 1, e sbaglia però Ferentino, rimbalza di Guadino e butta via il pallone Ferentino, butta via il pallone Ferentino, ma qui Sanders continua ad addormentarsi. Sanders a luci e ombre, a intermittenza, incredibile. Sanders che ha buttato via 4 palle abbondanti. Entra Zanelli e Santiangeli, entrano per la Fileni, 53 Fileni, 53 FMC, mentre Zanelli si asciuga le sue scarpette e si prepara a questa rimessa. Pallone a Sanders nuovamente, Sanders, Zanelli, Griffin, Maggiori e Santiangeli, Guarino, Esperegin, James, Grudini e Parrillo, e antisportivo per Zanelli. Jesi butta via un altro pallone, incredibile concentrazione in negativo per Jesi che continua ad addormentarsi, a far registrare blackout evidenti, consentendo così alla FMC di andare in lunetta e di avere un extra possesso che potrebbe fare molto male a Jesi. James col suo mancino, sempre molto elegante, sempre molto estetico, la mette James, 20 punti di James, 12 di Expedition, 32 totali dei 54 di Ferentino. Mette anche il secondo James, 55 FMC, 53 Fileni, a 2 minuti e 55 secondi.
dalla fine di questo penultimo quarto. Ingenuo Zanelli qui nel commettere fallo, consentendo questo antisportivo. Attenzione qui, Gurini la sbaglia con un mezzo semigancio, diciamo, l'ex giocatore di Rimini. Attenzione qui, Sanders, che deve rimanere molto concentrato. Griffin, Sanders per Griffin, a spazio frontalmente Griffin, un secondo per l'attacco, e quindi palla FMC. Qui difesa tenace quella della FMC, ma qui Sanders continua a palleggiare in modo molto lento, e quindi FMC ha più due lunghezze a 2 minuti e 20 secondi dalla fine. Filiani 53, FMC 55. FMC che, non dimentichiamo, è priva della sua stella Alex Righetti, per lui stagione finita, distorsione al ginocchio, e con il ginocchio ha ceduto anche il legamento. È stato tagliato, come sappiamo, Lamin, è arrivato Hamilton che sta facendo bene, ma non benissimo. Guardino, attenzione qui, Carriso per James a sinistra e fa infrazione di passi. James che spesso va a sinistra, un po' alla Michael Williams con Jesi. Michael Williams che andava sempre a destra contro le difese avversarie, e James spesso va a sinistra proprio perché è mancino, e questa potrebbe essere anche una chiave tattica. Zanelli, Maggiori, Sanders, assist per Griffin, gli scivola il pallone Griffin, 4 secondi per l'attacco. Griffin alza la parabola, sbaglia, rimbalzone di Sanders, il più cattivo di tutti Sanders, una magnifica propensione al rimbalzo, e palla a Jesi per questo extra possesso. Sanders che ha una voglia infinita di sbucciarsi le ginocchia ogni domenica e anche in allenamento, e Jesi continua a far fatica in attacco. Santiangeli sotto per Griffin, sbaglia la schiacciata Griffin, incredibile, con l'impeccata di Santiangeli che fino a questo momento non è mai andato a segno, e Griffin qui poteva anche risparmiarsi a questa schiacciata sbagliata, mentre Expedigin va a canestro e così raggiunge o quasi la sua media abituale, 14 punti contro il suo standard di 15. Expedigin che, ricordiamo, è il primo giocatore assoluto in questa Lega 2 nella speciale classifica delle conclusioni totali col 66%. Sanders finta di andare a canestro, e poi Maggiori che la mette, 26esimo punto, finta di Sanders, la famosa finta che insegnano nelle scuole di basket, finta di passaggio e poi andare a canestro. E Guadagnino pasticcia e Sanders recupera il pallone, fondamentale qui in queste due giocate Sanders per Zanelli dall'angolo. Attenzione Zanelli, Sanders che ha difeso in modo mostruoso. Sanders non è spettacolare, ma fa ottime cose alternate, come dicevo, a cose sciocche, a luci ombre. Sanders che deve, come ha detto coach Cioppi, deve un pochino, diciamo così, adeguarsi a questo campionato italiano, tutt'altro che facile, tutt'altro che poco competitivo. E dunque un'ultima chance di eguagliare la FMC per Jesi non è stata concretizzata. Filiani a meno 2, Filiani 55, FMC 57, inizia l'ultimo incandescente quarto, ultimi 10 minuti che si preparano ad essere più entusiasmanti che mai. In campo la FMC con Carriso, Parrillo, Guarino, Expedigin e James. Risponde la Filiani con Uwe, Maggiori, Santiangeli, Griffin e Zanelli. Santiangeli e Zanelli, novità in questo starting five per Jesi. Guarino, ribaltamento per James col mancino,
questa volta va a destra, ma Senna lo stesso. Senna lo stesso James, 23esimo punto, più 4 FMC, incontenibile James. Griffin sotto per Maggiori, in post basso. Maggiori sfrutta l'altezza ma sbaglia contro Esperegin. Una conclusione che sulla carta sembrava molto semplice, molto facile. Attenzione a Carriso qui, sbaglia fortunatamente per Jesse Carriso, ma recupera un rimbalzo incredibile l'FMC. Extra possesso, extra possesso dall'importanza capitale. Guarino, Carriso butta via pallone alla cieca, ma c'è nuovamente Parrillo da tre punti, sbaglia e finalmente la finale prende un rimbalzo, ma non fischiano gli arbitri di oggi un fallo su Santiangeli. Ma butta via il pallone anche Iesi, stesso copione, stesso canovaccio e fallo di Santiangeli, stesso copione da entrambe le sponde, palloni buttati via minuto dopo minuto. Filiani che sta attaccando col 50% contro il 60% della FMC. 13 palle buttate via per la FMC, 11 per Iesi, che sta vincendo la sfida d'imbalzo 24-18. Ha spazio qui Esperegin e la mette James, scusate, troppo spazio qui, troppo solo James, che sta spaccando a metà la difesa di Iesi. Valentini non può sbagliare e la mette Valentini. Finalmente anche Valentini va a segno, quinto punto per lui. 58 Fileni, 61 FMC, si infiamma il Palace. Siamo al 32esimo minuto, davanti a 2076 spettatori. E Zanelli stava per strappare il pallone, non è così. 8 secondi per l'attacco, 6 secondi, Carriso da 2 e la mette Carriso. Giocatore duttile, aggressivo e anche molto comodo per il destino di questa FMC, che va a caccia del primo successo consecutivo, primo successo stagionale, scusate. Stoppata di Esperegin, di James, scusate, nuovamente si assomigliano molto. Intanto coach Scioppi manda in campo Griffin e esce un Maggiori che viene risparmiato per i minuti finali. C'è anche il cambio, coach Gramenzi toglie Esperegin, mossa intelligente così, in quanto è uscito Maggiori, e entra Basei. Ferentino che, come dicevo, ha buone percentuali, o meglio una buona situazione nella classifica totale di questa Lega 2, e qui Iesi sbaglia tutto. E dicevo, la FMC è il quarto migliore attacco di questa Lega 2 con il 56% da 2, il 31% da 3 e quasi l'80% della lunetta, contro il 53% della Filiani da 2 e il 34% della stessa Filiani da 3. Passi non fischiati a James, che butta via il pallone comunque, anzi no, c'è stato l'ultimo tocco della difesa di Iesi e si infiamma il pubblico. Decisione discutibile, diciamo così. La FMC che sta conducendo un buon match, seppur equilibrato, sta mettendo la massima intensità in campo, la massima voglia dopo il successo con Scafati. D'altronde si tratta di una formazione, quella di Ferentino, costruita con la massima intelligenza, un roster di tutto rispetto per essere una neopromossa. Mentre c'è il canestro ancora di James, che si avvicina al trentello, 27esimo punto. Dicevo, roster di tutto rispetto per essere una matricola di questo campionato, individualità molto spiccate, in primis James e Esperegin, come dicevo, e anche qualche ottima soluzione dalla panchina con Grudini in primis, un obiettivo, qualcosa di più della salvezza, senza alcun dubbio. Per la FMC una struttura molto solida, con un coach di voto 10 come
coach Gramenzi, mentre c'è il secondo fallo di squadra per la Fileni e terzo fallo di Zanelli. Cambio Fileni in un momento cruciale del match, dedicatissimo. Entra Sanders e Maggioli e escono Santiangeli e Zanelli. Maggioli, Uwe, Valentini, Sanders e Griffin per la Fileni. Guadino, Parrillo, Cariso, Basei e James. Guadino da tre punti, la sua posizione, sbaglia lui che viaggia a medie mostruose da tre punti. Capitan Guadino ha esordito nel gradino che conta in A1 nel 95, pensate, uno dei giocatori a cui fa affidamento nei momenti più delicati del match, e infatti è stato così come da copione. C'è il primo fallo di squadra per la FMC, meno 7 Iesi, 58 Iesi, 65 Fedentino, 5-8, 6-5, quando siamo al 34esimo minuto. Palla a Uwe, la sua leadership deve fare la differenza. Griffin a spazio dalla media distanza, sbaglia qui, una facile conclusione. Meno 7 Fileni, attenzione, la FMC con Cariso, attenzione, sbaglia, rimbalzo di Maggioli. La FMC avrebbe potuto raggiungere il massimo vantaggio, più 10, massimo vantaggio che è stato a più 9 nel secondo quarto, quando la Fileni si era spenta improvvisamente. Maggioli nella stessa posizione in cui ha sbagliato Griffin, sbaglia anche lui, una zona maledetta quella per Iesi, una zona maledetta, e dunque le percentuali sono tutt'altro che positive, sono emblematiche per Iesi queste percentuali che si abbassano, tanto che coach Cioppi chiede minuto, time out, 58 Fileni, 5-8, 65 FMC, 6-5. Quelle che sentite sono le voci calde del pubblico ospite. Fileni a meno 7, Fileni che ha abbassato le percentuali con due soluzioni ghiotte sbagliate da Maggioli e Griffin nella medesima posizione. Di solito non sbagliano, come dimostrano le statistiche. Maggioli che ha il 60% o quasi da 2 e Griffin ha il 61%. Hanno sbagliato le due stelle, i due talenti, diciamo, di Iesi. Blocco di Basei, Guadino, attenzione qui a Cariso, uscendo dai blocchi, sbaglia, rimbalzo volante acrobatico di Griffin che mette in mostra un'ennesima volta il suo valore atletico. Molto fino Griffin, ma un'agilità d'altro pianeta. Sanders, Griffin, questa volta deve metterla Griffin per Iesi, va in lunetta, fallo di Basei e va in lunetta Griffin che in lunetta viaggia con il 68%. Inizio di stagione devastante quello di Griffin, con 20 di valutazione e già molti riflettori puntati addosso per un potenziale talento NBA. Si asciuga le mani ai pantaloncini Griffin, palleggia ripetutamente, la mette, meno 5 Fileni, 60 Fileni, 65 FMC, a 4 minuti e 45 secondi dal finale, sempre più intenso, sempre più intrigante, e mette anche il secondo, 2 su 2, si fa quindi perdonare Griffin dopo la conclusione sbagliata precedente. Iesi che deve difendere qui con la massima determinazione, e infatti è così. Griffin recupera il pallone e va a schiacciare Griffin, un'altra schiacciata delle sue, inchioda, un'altra schiacciata, spaventoso Griffin che va in cielo e manda il pallone dentro la retina. Meno 3 Fileni, attenzione, 36esimo minuto di gioco, si scalda il pubblico,
Carriso di nuovo da 3 punti, sbaglia anche questa, rimbalzo di Uwe, ma pesta la linea, calpesta la linea Uwe e palla alla FMC. Uwe che lotta come sempre come un leone con una tenacia da teenager. 62 Fileni, 65 FMC, esce Uwe, applaudito, entra Zanelli, Zanelli che ha 3 falli nel suo tabellino personale. Attenzione qui James, attenzione al suo mancino, sempre molto intrigante, e c'è infrazione di passi anche in precedenza che non è non fischiata l'infrazione di passi precedente, questa volta sì, 2 infrazioni di passi in un batter di ciglia. 3 minuti e 45 secondi dalla fine, si alza la voce del pubblico di casa. Sanders, 9 punti per lui con i 26 di Maggiori e i 14 di un Griffin sempre più leader che ha dato la scossa con quello schiaccione. 6 secondi, Griffin nuovamente, lui scivola e butta via il pallone, la recupera James, Zanelli da centrocampo, non è valida, non è valida, hanno pasticciato qui, ha pasticciato Griffin, o meglio è scivolato Griffin. Intanto esce Tommasini, entra Guardino, Tommasini, uno dei talenti, coach Gramezzi punta molto su di lui, sul playmaker di Cattolica, dalle buone mani, scuola Scavolini, ha giocato anche in A contro Avellino nel 2004. Attenzione James, e qui Griffin gli lascia spazio, James sbaglia, palla Iesi con Valentini che è andato a disturbare in modo estremamente efficace Expedicin. Fileni a meno 3 a 3 minuti dalla fine, esce Zanelli, entra Uwe che completa il quintetto con Sanders, Valentini, Griffin e Maggiori, mentre esce Parrillo e entra nuovamente Tommasini che va in campo con Expedicin, James, Guardino e Carriso. Maggiore a spazio, attenzione, preferisce il passaggio Valentini contro James, Valentini, attenzione qui Valentini, Sanders, c'è il fallo di Tommasini su Sanders, tanta sofferenza, intravista nel voto del pubblico sugli spalti. 62 Fileni, 6-2, 65 FMC, 6-5 a 2 minuti e 45 secondi dalla fine. Attenzione qui Sanders, Sanders insiste col palleggio, Griffin da 3 punti, una mattonata di Griffin, palla nuovamente a FMC, quindi Iesi che deve rimboccarsi le maniche dopo questa azione tutt'altro che vincente. Expedicin, Guardino, attenzione, non lasciare mai spazio a Guardino in questa situazione, stoppata non valida quella di Griffin, canestro di Guardino quindi, che mette a segno così il suo 5° punto. Fileni a meno 5 quando mancano 2 minuti e 5 secondi dalla fine. Fileni che va a caccia di Maggiori, Maggiori contro Expedicin e Maggiori si fa intimidire, diciamo così, da Expedicin che gli soffia il pallone, palla alla FMC. Squadre di nuovo in campo, Fileni 62, FMC 67 a 2 minuti e 3 secondi dalla fine. Fileni che continua a gettare al vento palloni, sono fino ad oggi sono state 216 le palle piazze di Iesi, la peggiore con Trieste e Tezzelis Verona a livello di palle perse Iesi. Attenzione a James, rotazione del corpo, sbaglia, tapin vincente di Expedicin che quindi raggiunge ufficialmente il suo standard, 16 punti, 15.5 per l'esattezza il suo standard. Maggiori a 3 punti, deve metterla e la mette Maggiori, meno 4, 30 punti per Maggiori,
Trentello di Maggiori, e adesso difesa aggressiva, tenace, intelligente Pagliesi, scivola qui Tommasini, ma riesce comunque a mantenere il possesso. Tommasini sotto le gambe, fallo di Sandals su Tommasini a 1 minuto e 21 secondi dalla fine. FMC che vede alcune chance relativamente al successo in trasferta. Il primo successo sarebbe per la FMC di coach Cremenzi, che vuole concludere queste festività natalizie nel migliore dei modi. Tommasini sotto, butta via il pallone, c'è Speregin, 3 secondi, 1 secondo, attenzione, da 3 punti, Cariso, decisivo, MVP con questa bomba, MVP con questa bomba Cariso, most valuable player dell'incontro, più 7 FMC a un minuto e 5 secondi dal termine, Filiani 65, FMC 72, Cariso che va a festeggiare davanti al suo pubblico, davanti ai suoi tifosi, al suo pubblico, scusate, Uwe, attenzione, Uwe, dentro per Maggiori, canestro di Maggiori, 32, 31 punti per Maggiori, meno 5 a 59 secondi, palla Xperagin, qui fallo o non fallo, vediamo cosa decide Cioppi, 50 secondi alla fine, discrepanza di 35 secondi col tabellone luminoso, 7 secondi per l'attacco, Tommasini e Speregin, la palla resta lì, anche Fortunato, e infrazione di passi di Cariso che è andato in doppia cifra, 10 punti di Cariso, lui che viaggia a 5 punti di media se non sbaglio, 36 secondi 35, countdown con il finale, attenzione Uwe, Valentini a spazio da 2 punti, Valentini la mette, meno 3 Fileni, Valentini 22 secondi, non fanno fallo, incredibile, non fanno fallo, devono far fallo Jesi, che cosa fanno? Fallo adesso di Sanders, questa non l'ho capita, lo dico molto sinceramente. Sono trascorsi 6 secondi se non sbaglio, 69 Fileni, 6-9, 72 FMC, 7-2, incredibile finale, quello che non ti aspetti, Tommasini che può sbloccare il suo tabellino nel momento più delicato, la mette Tommasini. Attenzione, Tommasini, respiro profondo il suo. Tommasini mette anche il secondo, più 5 a 13 secondi. Sanders, fallo discutibile di Tommasini. E quarto fallo di squadra per la FMC che non ha esaudito il bonus. Fallo di Guarino su Uwe, e Uwe va in lunetta, si danno la mano, anzi no, comunque lunetta per il soldato Ryan a 9 secondi dalla fine. Più 5 FMC, Uwe in lunetta, lui che viaggia come sappiamo con medie spaventose. Uwe che continua a protestare inutilmente, la mette, mette il primo Uwe, attenzione, e sbaglia il secondo, incredibile Uwe, rimbalzo di Speregin che quindi va in lunetta, e quindi la FMC mette un'ipoteca sul primo successo stagionale, primo successo stagionale per Gramenzi e soci.
James, scusate, e non Espedicin. E la mette, quindi la FMC, possiamo dirlo ufficialmente, conquista il primo successo della stagione, raggiungendo quota 8 punti in classifica. Sbaglia il secondo, James, Sanders, Sanders va dentro, canestro di Sanders, meno 3, attenzione, fallo su Tommasini di Valentini, Filiani a meno 3, a 2 secondi dalla fine, se ne mette uno, ha vinto, hanno vinto gli ospiti con Tommasini in lunetta. Attenzione, ne basta uno, Tommasini piega le ginocchia e sbaglia il primo Tommasini, attenzione, il finale che non ti aspetti Tommasini. Sbaglia anche il secondo Griffin da centrocampo, sbaglia Griffin e Fiorentino vince conquistando il primo successo stagionale. Un successo anche a mio avviso meritato per quello che si è visto in campo, la FMC che è stata per lunghi tratti in vantaggio, non solo con il massimo vantaggio più 9 del secondo quarto, ma anche successivamente. Filiani 72, FMC 75, leggiamo i tabellini, Maggiore 31 sugli scudi pagliesi e Griffin con 14, Sanders 11, Zanelli 3, 1 Valentini, 6 Uwe pagliesi, 5 Guadino, 2 Tommasini, 10 Hamilton, 28 James, 2 Guadini, 2 Basei, 16 Espedicin e 10 Carriso. A mio avviso most valuable player, ha spaccato a metà l'incontro, ha messo o quasi un'ipoteca sul match, la sua bomba, e quindi Iesi esce comunque tra gli applausi. E dunque da Iesi è tutto, Daniele Bartocci vi saluta e vi ringrazia e buon proseguimento di serata a tutti voi.